Allora, la San Rocco Community adesso è principalmente un gruppo di 10-12 persone che hanno espresso, manifestato l'intento di andare a abitare in quel posto lì. Queste persone hanno sottoscritto un preliminare d'acquisto di un terreno in questa località, a San Rocco, hanno versato un po' di soldi, hanno condiviso questi tre valori che abbiamo inizialmente indicato: l'attenzione rispetto a Madre Terra, la ricerca di relazioni diverse tra di noi e quindi anche una ricerca interiore, e la disponibilità a lavorare per un pochino per il gruppo, possibilmente a lavorare anche la terra, a riprendere il contatto fisico con la terra. Ecco, questa forse adesso è la principale espressione di questo nostro nome, perché San Rocco Community si chiama tutto così da noi. All'interno di questo gruppo che noi chiamiamo i pionieri, c'è un gruppo più ristretto, 5 di noi vivono assieme in una casa qui a Schio, una grande casa, in cui abbiamo ricavato anche un grande spazio nel seminterrato per i nostri incontri tecnici, logistici, per organizzarci, ma anche per un calendario settimanale di incontri in cui facciamo o della meditazione o uno scambio di, per esempio, trattamenti shiatsu con Daniela, oppure delle altre pratiche psicospirituali per cercare una unione anche su un piano un po' più ampio, un po' più vasto di quello che è l'intento di ci facciamo la casa. E qui abbiamo qualcosa ci aiuta, qualcosa ma ci impegna un po' di più, perché noi non siamo tutti della stessa fede religiosa o della stessa filosofia, non abbiamo la stessa visione della vita, siamo 10-12 persone con sentire diverso, con cultura diversa, con approcci diversi, e quindi mettiamo tutto un po' assieme. Io credo che un gruppo che ha l'intento di condividere un po' di spazio, un po' di tempo e un po' di soldi sia molto facilitato se condivide, per esempio, una fede religiosa. È più semplice, perché là, tac, c'è tutto. Basta, quando si è in difficoltà, ci si riconfronta con i principi, no? Con quello che è stato detto, con quello che è stato scritto, e si prosegue per quella strada. Quando si è un prato multicolore, è sempre più fatica, perché è comunque un continuare a mettere insieme tessere di un mosaico che continuamente cambia. È come se di volta in volta l'immagine che abbiamo di noi stessi come gruppo un pochino cambia. Per esempio, è cambiata molto in quest'ultimo anno. Un anno fa, più o meno in questo tempo, con Fabio abbiamo organizzato una grande riunione di tutti quelli che conoscevamo, e in questa grande riunione abbiamo presentato questa idea. Non era ancora un progetto, era un'idea, un intento. E da questa grande riunione sono venute fuori una quarantina di persone, e da questa quarantina di persone 8 nuclei, 10-12 persone hanno detto: io ci sto. Così è nato questo gruppetto qui. Allora, quelli che di noi vivono assieme alla casa esta, no? Stanno sperimentando una modalità di vita che non è tanto comune,
cioè di solito c'è un qualcosa che ci assomiglia tra i studenti universitari, però la condivisione nostra è un po' più profonda, eh? E non è soltanto un co-housing, è molto di più quello che condividiamo. È più difficile, a mio parere, per Fabio no. Lui è passato da uno che correva come un moscolo a uno tranquillissimo. Io che ero tranquillissimo sono diventato uno che corre come un moscolo. Non so com'è questa storia. Ecco. Allora, però probabilmente noi che facciamo questa esperienza siamo più fortunati, perché impariamo a prendere la misura. La misura dello spazio personale, per esempio, del tempo personale, di questo bisogno che abbiamo. Per cui ecco che anche nell'ecovillaggio noi abbiamo ipotizzato che ci siano spazi diversi, cioè che una famiglia che ha, che sente un bisogno di avere uno spazio tutto suo ce l'abbia, ma ce l'abbia anche una persona che dice no, no, va bene. A me mi basta una camera, un bagno e un poggiolo, e poi il resto condivido. Condivido la cucina, condivido dove mangio, condivido la lavanderia, vabbè, forse quella la condivideremo tutti, no? Ma ecco, quindi abbiamo riservato a questo progetto la possibilità di accogliere sia dei nuclei che siano pronti a fare un salto di una convivenza piuttosto spinta, sia dei nuclei che invece sentano un bisogno di una maggior privacy, di una maggior libertà individuale. E l'idea di provare a vivere insieme ci è venuta tornando da un viaggio da Bagnaia, no? Dove siamo andati a trovare Alfredo. E tornando, cioè, loro sono una comunità tosta, non so, poi tu ci dirai qualcosa, ma loro sono una comunità tosta, eh. Loro condividono tanto, tutto, hanno una condivisione grossissima e hanno alle spalle quanti anni di vita? 25? 31 anni di vita, quindi tanto di cappello, no? E noi tornando da quel viaggio, eravamo Fabio, io e Massimo, commentavamo questo modo di vivere, no? E cercavamo un nostro equilibrio, no? Però a un certo punto abbiamo detto, vabbè, se vogliamo veramente avere la comprensione di che cosa vuol dire vivere vicini, vivere assieme, dobbiamo provare, no? E quindi abbiamo detto, va bene, allora prima di fare, finché progettiamo e facciamo l'ecovillaggio, ci troviamo una possibilità di andare a provare a vivere assieme. Troviamo una casa comune e proviamo a vivere assieme. Beh, mai esprimere i desideri, perché dopo qualche settimana che siamo tornati a casa, Fabio è stato sfrattato e abbiamo dovuto di corsa cominciare a trovare un posto, e quindi sta roba è partita nonostante, cioè, adesso io avrei voluto 8 mesi davanti di calma, così di, piano, ma che in 2 mesi cambiato tutto. E chi ha avuto modo di venirci a trovare in via del Fontanon 4 a Schio, alla cosiddetta Casa Esta, ha visto un po' che cosa abbiamo costruito lì. Ecco, allora, per esempio, questo è un tema forte, perché ci sono tante persone, ci sono tantissime persone attratte da questo progetto, ma non tanto da questo progetto, ma da quei progetti in cui si condivide in maniera diversa spazio, tempo, denaro. E noi ci chiediamo anche, ma perché tutti quanti dicono ah che bello, poi nessuno viene, no, ma intanto tutti dicono ah che bello, mi piacerebbe tanto, perché? Quindi vuol dire che in fondo da qualche parte, no, nel DNA o nell'anima, come vogliamo chiamarlo, da qualche parte lo abbiamo scritto, che stiamo cercando un modo diverso di vivere. E, ecco, quindi rispetto a questo, per esempio rispetto a quello che ha detto Fabio prima, cioè alzarsi la mattina, ricordarsi di aver messo in bagnomaria il riso la sera,
poi prendere il riso, metterlo dentro nella macchinetta, attaccare la macchinetta, tirar fuori il riso, travasarlo nella bottiglia, metterlo sul fuoco e abbiamo il latte di riso fatto. No, allora se io vivo da solo, vivo da single, quanti giorni reggo a fare questa operazione? 3 giorni, il quarto prendo il brick e lo apro, no? Non so, la crema, non so, il dentifricio, no? Cioè, tutti i prodotti di bellezza hanno delle confezioni vergognose, pesano 3 volte il contenuto, cioè c'è uno spreco e un ingombro di rifiuti impressionante. Cioè, riuscire a fare una parte di questi prodotti per la cura personale vuol dire veramente risparmiare una montagna di rifiuti, no? Ma se vivi da solo, ce la fai? È praticamente impossibile. Se vivi assieme a qualcuno, o comunque anche se vivi da solo ma hai a fianco uno che vive da solo, però condivide quella cosa lì e ti dice: ma tu come sei lì con il latte di riso, lo yogurt di soia, ti viene o non ti viene? No, oppure il dentifricio tu l'hai finito? Ecco, cioè si entra dentro, come dire, in un campo, per usare un termine che ci ritroviamo in altri ambiti, un campo morfogenetico, dove tutti quanti cominciano un pochino a girare all'interno dello stesso movimento, no? E ci si aiuta. Ecco, si innesca, ecco, un circolo virtuoso, no? In cui tutti quanti si sta un pochino più attenti. Allora adesso, per esempio, quando io butto un pezzo di plastica nel secco, cioè mi resta dentro qualcosa e qualche volta vado a prenderlo dal secco e lo metto nel bidone della plastica, perché cioè ci sto attento a sta cosa qua, no? Sono diventato molto più attento a questa cosa qua. Ecco, questo un po' così per riportare che cosa vuol dire andare a vivere condividendo, no? Andare a trovare quanto condividere, no? E in che modo condividere, non è una cosa semplice. E soprattutto è un qualcosa che il gruppo deve esprimere. Cioè, noi adesso siamo 8 nuclei, questi 10-12 persone, e già esprimono una direzione, già esprimono una tendenza. Ah, già c'è un sentire di gruppo che è diverso di quello che avevamo io e Fabio, no? E noi in questo momento siamo in una fase molto critica del nostro progetto, perché stiamo lavorando, facendo lavorare gli architetti proprio su un progetto esecutivo, quindi stiamo dando il taglio anche agli edifici, anche alla forma, agli spazi comuni, stiamo dando orientamenti che sono importanti. Allora, se noi stiamo prendendo decisioni per, diciamo, più o meno 15, 14, 17 abitazioni circa, e siamo in 8 a prendere queste decisioni, abbiamo, come dire, seguiamo la tendenza, il flusso di questi 8, ma chi arriverà dopo si troverà già dentro alcune decisioni prese, anche alcune linee di condotta. Quindi questo sarebbe il momento opportuno, che questo gruppo si allargasse un pochino. Per esempio, invece di essere 8 su 16, fossimo 12, 13 su 16, già, sarebbe interessante. Sarebbe altrettanto interessante per noi, visto che nell'ultimo anno siamo partiti in 8, arrivati in 8, nessuno aggiunto, nessuno ritirato, vedere che cosa vuol dire innestare altri 2-3 nuclei che vengono da fuori, perché ci aiuterebbe un attimo anche a riallargarci e a cambiare un po' rotta, probabilmente. Quindi sarebbe anche una scuola per noi. Ecco.